Ciao ragazze e ciao ragazzi, bentornati nel mio canale. Oggi un altro video tutorial per Halloween. Dopo il primo mi sono divertita e ne ho detto dai, ne faccio un altro, ma perché appunto mi sono divertita io a farlo, mi è piaciuto come era venuto il risultato e quindi vi do il via. Scusa se mi controllo la luce. Ok, direi che ci siamo abbastanza. Comunque dicevo, farò un altro trucco di Halloween. Come nell'altro video non parlerò, ma vi farò un editing su dopo, perché appunto se no mi distraggo nel parlare, poi perdo concentrazione e non so quello che devo fare. Oggi vi propongo un trucco vampira e vi lascio il video. Ciao! Come primo passaggio, ragazze, vado a prendere la base trucco, utilizzo questa qua della Essence, la All About Matte, e la vado a spargere in tutto il viso in modo da unificare l'incarnato. A questo punto prendo questa cipria che è della Bourjois ed è la colorazione 52 Vaniglia, che per me è chiarissima e quindi non la posso utilizzare per i trucchi normali, vedete? Parecchio più chiara per il mio incarnato e la vado a spargere in tutto il viso per dare proprio un effetto ancora più bianco. A questo punto, fatta la base bianca, prendo un pennello da blush fondotinta e prendo questo ombretto da questa palette, un ombretto bianco che ha una scrivenza pazzesca, e lo vado a utilizzare proprio come una cipria su tutto il viso, andando a sbiancare ancora di più il viso per dare proprio l'effetto vampiro morto. Allora, questo è il risultato dello sbiancamento. Adesso procedo con applicare il primer occhi. Applico questo qui di Avon, anche se è un po' beige, però è un primer veramente ottimo che fa tenere il trucco su tutto il giorno. A questo punto, ragazze, prendo la mia classicissima matita nera e la passo nella rima interna dell'occhio. Poi sempre con la matita nera vado a definire le sopracciglia, le vado solamente a riempire e non ad allungare. Prendo a questo punto, ragazze, questo ombretto che è della Essence ed è un ombretto rosa un po' scimmeroso e lo vado ad applicare sulla palpebra mobile, come potete vedere, un po' tra virgolette a caso, fregandomene anche del fallout perché tanto poi dovremo fare anche la parte inferiore dell'occhio. A questo punto prendo questo ombretto fucsia e anche questo lo vado a picchiettare su quello rosa già dato. Ovviamente anche qui me ne frego del fallout perché comunque dopo dovremo comunque rifinire tutto l'occhio per benino. Prendo adesso ragazze questo ombretto viola, eccolo qua, e vado a definire l'angolo esterno dell'occhio e lo sfumo verso la piega, in modo da creare appunto un effetto rosa viola. A questo punto con un pennello a penna prendo un ombretto bordeaux e inizio a definire la piega dell'occhio e cerco di andare più su verso comunque il sopracciglio. A questo punto, ragazze, procedo con fare la parte inferiore dell'occhio e vado a fare una riga con il color viola ed una riga con il color bordeaux fino appunto al raggiungimento del risultato voluto. Questo lo dovete scegliere voi in base alle vostre preferenze. A questo punto prendo un pennello da sfumatore e con la solita tecnica di prima, cioè bordeaux, viola, viola, bordeaux, vado a fare la parte superiore dell'occhio. A questo punto, ragazze, vado a ripulire il fallout, quindi riprendo la cipria che ho usato prima e riprendo il bianco che ho usato prima. Vado anche a risistemarmi con la matita nera la rima interna dell'occhio e il gioco è fatto.
Passo adesso all'applicazione del mascara e lo applico sulle ciglia superiori e su quelle inferiori e applico questo perché mi dà un bellissimo bellissimo effetto. Adesso passo alla bocca. Allora, per la bocca, ragazze, utilizzo prima il prep and primer, questo qua di Elf, e lo utilizzo per appunto ammorbidire la bocca perché andremo a usare delle matite occhi e soprattutto degli ombretti. Contorno le labbra con una matita viola, come potete vedere, e poi la vado a riempire e riempio la parte superiore con la matita viola utilizzata per il contorno e la parte di sotto con una matita borgogna. Prendo poi sempre il pennellino, quello a penna che ho utilizzato per fare gli occhi, e riempio nelle labbra la parte di sopra con il viola e la parte di sotto con il borgogna. La cosa che adesso manca per sembrare una vera e propria vampira è il sangue che sgocciola dalla bocca. Allora, io utilizzo questo pennellino a lingua di gatto piccolissimo e invece di utilizzare il sangue finto utilizzo questo rossetto di pupa che, come potete vedere, fa schifo, cioè un rossetto bocciatissimo perché si è tutto sciolto, che quindi non è adatto a dare sulle labbra, ma è adattissimo per fare appunto il trucco da vampire, il sangue gocciolante. Anche qui, ragazzi, il sangue gocciolante lo mettete un po', tra virgolette, a caso, cioè come vi garba di più a voi. Ed ecco qui, ragazze, questo è il risultato terminato. Sono abbastanza inquietante, mi faccio paura da sola con un viso bello bianco stile vampiro, un bell'occhio viola e bordeaux, poi la bocca uguale viola e bordeaux con il sangue sgocciolante e niente. Questo era il trucco, ragazze, è terminato. Fatemi sapere se vi è piaciuto, fatemi sapere come voi vi mascherete da Halloween. Io vi mando un bacione grandissimo e al prossimo video. Ciao!